stare bene? Sì. Cazzo, me la sono vista brutta. Grazie per l'aiuto, comunque. Figurati. Così, quelli sono i lupi. Sono ben armati. Sì, decisamente. Ti aspettavi che fossero così tanti? Tommy non lo escludeva. Fa differenza per te? No. Occhio alle pattuglie. Qui intorno ce ne sono alcune che mi hanno seguita. Quante? Un paio, ma penso che ce ne siano altre. E quando capiranno che non siamo più alla scuola? E che abbiamo ucciso i loro amichetti. Ci daranno la caccia in massa. Ah, un attacco del genere non me l'aspettavo. Loro non sono come noi. E se fossimo stati rifugiati? O avessimo avuto informazioni utili per loro? Non mi sembra che gli interessi. Eppure non me lo spiego. Perché non hanno ucciso te e Tommy quando potevano? Non lo so. Sembra assurdo. Forse sono stupidi. Forse. Cosa? Forse non eravate voi quelli che stavano cercando. E vi hanno liberati. Però ci hanno pestato a sangue. Quel Jordan mi ha spaccato la faccia. Vero, ma perché non andare fino in fondo? Non importa. Sono delle merde. Sicuro. Ci sarà ancora qualcosa in questi edifici? Qualcosa rimane sempre. Come si chiamava la ragazza della nota? Quella dello studio TV? Lia. Era quella... era quella con la treccia? No. L'unica cosa che ricordo di lei è il suo pianto mentre sfregiavo quel sadico pezzo di merda. Come ti comporterai con lei? Voglio scoprire cosa sa e dove sono gli altri, innanzitutto. Le chiederai perché l'hanno fatto? Sì. C'è qualcosa che aiuti a fare luce sul passato di Joel? Niente di nuovo. È possibile che ti abbia nascosto qualcosa del suo passato? Decisamente. Non amava parlare di sé. Mi chiedo che cosa ne pensi, Tommy. Forse può sapere qualcosa su chi frequentava Joel. Tina, sangue fresco. Sono pronta.
Sì. Merda. Idem. Guarda un po'. A Seattle comandano sempre i peggiori. Che stai facendo? È bloccato! Ehi, prova a spostarlo dal marciapiede. Andata. E ora che vuoi farci? Torno tra un secondo.
diavolo è? Una specie di bomba. Niente male. Trovato qualcosa? Sì. Roba interessante. Vedo ancora gli edifici. Come vuoi procedere? Vediamo. Ogni tre giorni. Io non ne posso più. Dai, mi sa che abbiamo compagnia. Da un'occhiata. Beh, allora smetti di parlare di te. Ivi, visto niente? Non vedo niente. Thank you.
A casa, stronzi! Altri? Non credo. Bene. Merda. Riconosci qualcuno? Nessuno. Questa ZQ è grande, eh? Sì, parecchio. Pensi che i lupi l'abbiano occupata tutta? Mi auguro di no. Qua, Ellie. Qui non c'è niente. Gadget per Halloween. Alcuni sono simpatici. Non fanno per me. Chiedere il trasferimento alle gambe. Altra pattuglia. Grosso errore. È un tanfo da morte. Per me sarebbe un'occasione. Voglio pensare a quegli stronzi e conoscere Isaac. Serve fegato per quella cosa. Occhio. Quando piangono e gridano, non è facile. Tanto meglio. Ok. Metterò una buona parola per te. Grazie. Posso darti un consiglio, però? Pensa solo a estorcere informazioni. Non farti prendere la mano.
Dipende dalla iena. Non ti pare? Ehi! Sono loro! Niente da segnalare. Sì, tutto regolare. Ne vedi altri? No. Non ti avevo mai vista così. Quante persone sono uscite a cercarti?
Troppe. Thank you.
Guardare. No problem. Ehi, sei finito! Posa l'osso, testa di cazzo! Ne vedi altri? Non ancora. Come faremo a stare sole con Lia? Questa ZQ è infestata. Ci basta un minuto per parlarle. Vuoi costringerla a parlare? Se necessario.
Diavolo! Pensi? Questa zona sta per tornare deserta. Io ancora non capisco perché ci stiamo ritirando. Non ci stiamo ritirando, andiamo in missione. Sono serviti mesi per renderla sicura. I pezzi grossi sanno quello che fanno, credo. Sono qui! Ricevuto! Maledizione! Avviciniamoci! D'accordo! È qui! Sta correndo! È morto! Thank you.
Avviciniamoci! Ci sono! Andiamo! Sono corse dietro quell'auto! Ah, non ci sono! Aprite gli occhi! Da questa parte!
ore. Tutto ok. Stai bene? Sì. E ora? Dobbiamo superare il muro del presidio. Gli edifici sono dall'altra parte. Guardate intorno. Deve esserci un varco. Vieni, proviamo da qui.
Ok, è fatta. E ora? Ehi, Dina. Sì. Dammi la mano. Ehi, l'edificio circolare. Sembra lo studio TV della tua mappa. Già. Forza. Non so come avrei fatto finora senza di te. Ma guardati. Piantala. Non ti avrei mai lasciata sola. Sono felice di esserci. Oh, merda! Che cazzo è stato? Era una trappola. Una cosa? Trappole esplosive. Guarda dove metti i piedi. Dove stai andando? Aspetta un attimo. Lupi? Non ne ho visti, ma non si sa mai. Temo che dobbiamo scendere. Oh, merda! Ellie! Cazzo! Sto bene! Forza! Arriviamo che è già andata via? Non voglio neanche pensarci per ora.
Sì, buona idea. Ma finiremmo per ammazzare qualche vagabondo. Potremmo segnalarle con dei cartelli. Se non sanno leggere. Usiamo i disegni. Tipo un piede che calpesta un filo con un'esplosione. Me ne occuperei io. Lo voglio questo. Conoscevo un tizio, un amico di Joel. Ehi, guarda. Secondo te cos'è? Qualcuno vuole che accogliamo l'amore. Pensi abbia a che fare coi lupi? Non lo so. Ma è piuttosto strano. Porca troia. Hanno sparato a tutti. Guarda. È di Tommy. Gli infetti se la sono spassata. Stai bene? Sì, scusa, è solo la puzza. Va bene. Avrà proseguito a piedi. Tu te la senti? Sì, sto bene. Davvero. Si è ridotta questa città. Boston non era così bella. A Boston non c'è stata una vera guerra civile. Le luci non hanno opposto troppa resistenza. Non vedo lupi. No. Aspettiamo a esultare comunque. Vedi lo studio TV? Altri corpi. Crivellati di corpi. Tommy è passato di qua, sicuro. Scommetto che è andato di là. Barricata robusta. Ok, beh, da qui non si passa. Fermati. Trappola. Merda. Che occhio. Sono ovunque. Saranno per gli infetti. Fantastico. Funziona. Sì, l'ho imparato da Joel. Scommetto che è andato di là. Barricata robusta. Ok, beh, da qui non si passa.
Hanno riempito l'intera zona. Dubito passino spesso di qua, vista la situazione. Per noi è un vantaggio. Di nuovo quel disegno. Ah. Quel disegno. Ah. Stai bene? Sì. Sì. Ah. Thank you.
Ha funzionato. Questa erba alta mi mette ansia. Sì, è difficile vederci qualcosa. Scommetto che è andato di là. Ecco lo studio TV. Merda. Resta giù, le scale sono minate. Puoi farle esplodere? Non qui. Siamo molto discrete. Magari sarà lì a trovarci. Sì. O potrebbero tenderci un'imboscata.
lì dentro. Eccoci, resta bassa.